La rassegna stampa è offerta da GB Infissi, www.infissipersempre.it, a Nardò. Sabato 4 dicembre, buongiorno a tutti, passiamo a rassegna i titoli dei giornali. Iniziamo con il Corriere della Sera, attacco a Napolitano dal PDL, nota al Quirinale sul ruolo del capo dello Stato in una crisi, precisazione del coordinatore del partito. Verdini e le prerogative presidenziali sul voto, politicamente ce ne freghiamo. Berlusconi sulla Russia, non ho interessi personali, Wikileaks, Assange, ho paura di morire. E passiamo alla stampa. Napolitano frena il caos, rispettate il mio ruolo. Mozione di sfiducia di FLI-UDC API, ma niente elezioni. Berlusconi, terzo polo, una bufala. Verdini, ce ne freghiamo. Poi smentisce. Casini lancia Letta Premier. Anche un sub in piazza San Marco. Venezia sommersa da 140 cm di acqua alta. Assange, anche se mi arrestano, non ci fermeranno, parla il fondatore di Wikileaks. Siamo al Messaggero. Quirinale, scoppia il caso Verdini. Il coordinatore PDL, il Colle, ha le sue prerogative, ma ce ne freghiamo, l'opposizione vergogna. Napolitano rivendica la competenza a decidere sul voto dopo il no alle urne di Fini. 20.000 euro e qualche rischio. Così a Roma si compra una casa popolare. Un cronista si finge acquirente, l'avvocato faccendiere, io vi apro, cambiate la serratura. Caso Fiat, salta la trattativa su Mirafiori. L'azienda lascia il tavolo, non investiamo. Sacconi, riprendere negoziato. Passiamo al Corriere del Mezzogiorno. Via l'IRAP, le aziende respirano, la giunta regionale saranno cancellate per le nuove imprese. Il bilancio 2011, la previsione è nera dopo i tagli previsti della finanziaria, 302 milioni in meno. 9 appalti pilotati, arrestato il sindaco di Peschici con Domenico Vecera, in carcere 22 persone. Passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, Letta tra Berlusconi e Casini, Premier sotto assedio, il terzo polo è una bufala, il governo cadrà, ma niente, elezioni anticipate. Acciuffato in Francia l'assassino di Marilina, si tratta di Thomas Fornasini di 40 anni. Appalti pilotati a Peschici, retata di politici. Andiamo alla Gazzetta di Lecce, preso il killer di Marilina, è un portoghese di 40 anni, rubati i video dei festini VIP. Una vicenda tra giallo e gossip denunciata da Pierpaolo Barbieri, già socio di Fabrizio Corona e frequentatore dell'estate salentina. Anche due senatori nei DVD girati a Novaglie e spariti con la Ferrari del manager TV. E passiamo a Lecce, il direttore dell'Accademia stroncato da un infarto, cordoglio per la scomparsa di Giacinto Leone. Bomba nella villa del medico assessore a San Donato. Passiamo al quotidiano, preso il killer di Marilina, un giovane arrestato in Francia per l'omicidio della giovane DJ salentina avvenuto a Lisbona. Anche il quotidiano saluta Giacinto Leone, ucciso da infarto nell'Accademia. Bomba, assessore nel mirino, esplosione a San Donato nella villa in costruzione. Traffico e pagodine, partono le prove generali. Questa mattina aprono i battenti le bancarelle di Natale, previsto un grande afflusso di auto per lo shopping dei regali. Domani mattina intanto parte l'ex UPI, l'attesa Fiera dei Pupi. Pedonalizziamo il centro fino a Piazza Mazzini. Attacco al piano del comune, ci saranno code e tanto smog. Questa è la proposta del PD. Leone, la morte in Accademia, il direttore stroncato a 61 anni in ufficio da un infarto, con lui c'erano una studentessa e un impiegato. Il cordoglio, sarà molto difficile sostituirlo, e il cordoglio espresso dai messaggi di Gabellone, Lisi e Alfarano. Passiamo alla pagina di sport. Il grazie di Diamotene. Tanta solidarietà, mi ha fatto piacere, io a Lecce mi trovo bene. Siamo tutti con Dedè, unanime le condanne del mondo del calcio e dello sport. Tisci, questo non è tifo, deturpa l'immagine della città. E per la rassegna stampa è tutto, l'appuntamento è al TG.
La rassegna stampa è stata offerta da GB Infissi, www.infissipersempre.it a Nardò. La cura dei particolari, una scelta importante. GB Infissi, porte e finestre per sempre. Chiama numero verde 800 98 77 08. GB Infissi a Nardò. www.infissipersempre.it